Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cani di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, siamo a Menaggio! Guardate che bello! Adesso facciamo meglio la panoramica, eh? Guardate che bello! Fantastico posto! Non c'è nessuno! Siamo isolati, ma che rilassamento! Bene ragazzi, adesso mi preparo la canna da pesca. Ragazzi, prima arborellina dell'estate, vai! Adesso la rilascio, poverina. Vieni qua, ti rilascio. Ragazzi, questa qua è la pastura che ho appena fatto. Io ci metto dentro un goccio di anice, farina normale e formaggio grattugiato. Vi assicuro che funziona. Ho già pescato due, uno piccolo che avete visto, l'altro un po' più grosso, ma non ce l'ho fatta riprenderlo. Paperelle. Ciao paperelle. Allora ragazzi, ogni tanto quando si pesca ci sono gli inconvenienti che si staccano i fili. Allora, uso questa qua già pronta. Allora, dove cavolo è? Eccolo qua. Adesso vi faccio vedere ragazzi, lo vedete qua? Qua praticamente si infila il filo, si fa un bel nodo e poi si tira su. Iniziamo. Allora io faccio prima il nodo e poi ne faccio altri due o tre per sicurezza. Non è tanto buio, però se c'era una luce era perfetto, però fa niente perché comunque sono abituato, bisogna avere molta pazienza. Adesso gli vado a fare altri due nodi per la sicurezza che non si vada a staccare, poi tiriamo un po'. Ho fatto una sorta di asola, ora vado ad agganciare, vado a prendere qua, incastro, ecco fatto. Ora senza che si stacchi niente vado a tirare bene, perfetto. Ora tiriamo su e ora ci vado a fare altri nodi perché così almeno sono sicuro che non si stacca. Andiamo, abbondiamo pure, filo ce n'è in abbondanza, ecco fatto. E ora facciamo una prova. Perfetto, prima questa prova non l'avevo fatta, ora andiamo a prendere, ci portiamo indietro così perché il filo rispetto alla canna è più lungo. Però va bene, anzi è meglio perché così il lancio viene più lungo. Ora, cosa faccio adesso? Passo la canna perché mi devo agevolare, devo lavorare bene. Ecco qua, ecco qua. Ecco, ora venite qua, vi faccio vedere una cosa. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete la misura di questo amino? Questo qua è un, l'avevo fatto vedere, è un numero 18 l'amo. Però io ieri, come vi ho fatto vedere, cioè quando vedrete il vlog, ho preso anche gli ami del 20, che infatti il 20 sarebbe migliore. Nel caso farò fatica, io vado a tagliare qua,
mi piglio il mio bel amo qua, c'è il buchino, vado a fare il nodo e il gioco è fatto. Ora prendiamo chi li chiama cagnotti, chi li chiama bigattini, io li ho sempre chiamati cagnotti. Vado a inserire il cagnotto, si infila, ecco, piccolino, il cagnotto si infila a calza. Così, tac, così, a calza, perché va a nascondere l'amo. Adesso siamo pronti per pescare. Purtroppo c'è un po' di venticello, ma questo non incide. Fido la pastura che ho fatto, il cicin. Questa qua, ragazzi, è un'ottima pastura, eh. Allora, c'è un po' di venticello, quindi il lago è un po' mosso, ma non è che sono proprio problemi. Quindi cosa succede in questo caso? Che essendo il lago mosso, galleggiante, magari ti inganna, che magari va un attimino giù. Poi, in questo caso, si sposta un pochettino, se non si sente tirare troppo, si rilascia andare. Niente attaccato. Avete visto dove va? Vi ripeto, non sono un pescatore professionista, ma la mia passione mi ha portato a imparare tantissime cose sulla pesca. Bene ragazzi, allora siamo al giorno dopo, perché praticamente sabato siamo andati al lago, ma siamo tornati praticamente stanotte. Era tardino, poi ora che ci siamo fatti la doccia, abbiamo sistemato un po' le cose, siamo andati a letto praticamente stamattina, no? Tanto non c'abbiamo nessuno che ci corra dietro. Abbiamo visitato un po' di posti. Principalmente la tappa era Como. Siamo finiti, non mi ricordo adesso il paese, ragazzi. Lido di... vabbè, ragazzi, comunque sempre sul lago di Como era, ma non Como dove intendevo io. No, la prima tappa dove abbiamo fatto vedere si chiamava... Beh, comunque ragazzi, allora... Allora ragazzi, principalmente dovevamo andare a Como. Poi sono andato a vedere su Google Cernobbio, perché mia suocera mi ne aveva parlato molto bene. Quindi sono andato diretto spedito a Cernobbio. Siamo entrati in un lido spettacolare. Abbiamo trovato purtroppo il cartello di vieto di balneazione, no? Quindi abbiamo fatto un paio di foto. Sono passati due ragazzi che erano del posto, gli ho chiesto se c'era una spiaggetta dove si poteva fare il bagno e pescare, e mi hanno detto guarda, il posto più vicino è 3,5. Solo che siamo arrivati lì, ma non abbiamo trovato realmente spiagge, non ne abbiamo trovate. Punti dove si poteva pescare sì, però pescare e mia moglie non fare il bagno no, non mi andava. Alla fine siamo andati a Menaggio, abbiamo trovato una spiaggia, ragazzi, ci siamo accontentati, eh. Io mi sono divertito, ho pescato. No, è stato bello, alla fine abbiamo una storia buona, sì. C'era quella cosa del lago che era molto rilassante, poi un bel posto, dai. Esatto. Però la prossima volta so già come documentarmi tutto quanto per andare proprio alla meta, alla destinazione scelta, perché so già dove andare. Devo solo chiedere a un amico. Però per quanto riguarda, comunque ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, ho pescato, non troppo perché comunque ragazzi dopo un po' è iniziato a calare un po' l'arietta. Un po' di buietto, non si vedeva una mazza, però l'importante è che mi sono divertito, ho preso i primi 3 pesci della stagione, quindi l'ho conclusa al meglio. Poi vabbè, ho riunito tutta la mia attrezzatura, siamo andati in macchina, ci siamo sistemati, siamo tornati proprio con calma, proprio una classica passeggiata, però ragazzi sono 2 giorni che dormiamo pochissimo, però l'importante è che ci siamo veramente divertiti.
Bene ragazzi, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia tenuto moltissima compagnia, perché questo qua è una prima gita fuori porta, ma ce ne saranno tante altre ragazzi. Bene, io vi auguro ancora buona serata, un bacione, il solito IA e ciao!